PC Gamer. Time to play. Auè! Ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo livello di Tomb Raider 1 Gold, Unfinished Business. Siamo arrivati al secondo livello, Tempio della Gatta, per cui bando alle ciance e cominciamo! Dietro di noi c'è subito una leva da azionare che ci aprirà questa botola dietro di noi. Tra l'altro, dove è finita la mummia che abbiamo visto a fine livello che è finita di sotto? Poco ci importa, anzi meno male che non ci sta, altrimenti ci frantumavi i maroni già dall'inizio. E niente, quindi andiamo avanti, recuperiamo subito queste munizioni per Magnums. Andiamo da questa parte, che ci sta un passaggio pure aperto. Qua ci sono dei cancelli da aprire, per cui assegniamo questa leva. Liberiamo anche la mummia, come vedete. Facciamo estrema attenzione. Recuperiamo questo medikit piccolo. Andiamo a recuperare anche l'altro. E facciamo molta attenzione, perché adesso ci finirà addosso, sicuro. Via, 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 corre! Toh, te l'abbiamo fatta! Pippone di una mummia, che volevi farci, eh? E adesso devi schiattare. Sì, sì, noi restiamo qua fermi. Altrimenti ci fa un casino di danni. Sappiamo come siete fatte voi mummie. Sì, 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 lo sappiamo. La mummia è in ritorno. Dai, crepa. E crepa, su. Non facci perdere tempo. Tra l'altro, anche quando finiscono a pezzi, i pezzi ci possono fare dei danni se ci prendono. Riassegniamo questa leva intanto, perché apriamo una porta che ci sbloccherà il primo segreto. La porta è esattamente dall'altra parte, quindi da questa parte, ed ecco la porta. Ecco l'altra mummia. E noi adesso le facciamo un bel cristiere di piombo, stavolta con le magnum però. Così facciamo prima. No, devi crepare, cosa pensi di fare? Su, crepa, crepa! E non venire qua a farci casini, eh! Ok, perfetto, fatta a pezzi. Questo segreto ci dà un po' di oggettini, per cui andiamo da questa parte. Munizioni per magnums. Ah, facciamo attenzione perché arrivano delle pantere ora, dietro di noi. Quindi armati di fucile. E facciamo un bel cristiere di piombo. E uno, e due. Oh, calmine, eh. Calmine, non vogliamo problemi. Non vogliamo problemi. Aiuto, aiutatemi. Vi voglio bene, io vi voglio bene. Ok, morta, perfetto. Recuperiamo queste munizioni, quindi, per magnum. Vai, Lara, salta così, ce la fai, yes. Oh, alla grande, che è il mio compleanno? Quante ve ne date? Grazie, grazie. Da una parte tre, da una parte una soltanto. Quella parte è stata frenzionata. Vabbè, andiamo, ce ne va. Ora che abbiamo finito qui, prendendo anche il segreto, andiamo dall'altra parte. Di là abbiamo azionato la leva e di qua possiamo andare avanti. Questo è un livello abbastanza tosto, comunque, c'è da dire. Come un po' tutto lo finished business. Allora, di qua ci sono delle cose da prendere. Munizioni per fucile, basta che salto preciso. Altre munizioni per fucile. Lara, ce la fai a saltare? Ma sì che ce la fai. Saliamo lì sopra perché arriveranno altre mummie. Quanto vi odio. Usiamo il fucile. E uno, e due, e tre. Perfetto, fatta a pezzi. L'altra lo uccidiamo. Con le pistolette, va. Facciamo un po' di risparmio di munizioni. Anche perché incontreremo tante altre mummie più avanti. Quindi ci conviene risparmiare un po'. Almeno le mummie facili da uccidere, che non ci possono colpire, ci conviene usare le pistole. Qua ci sono munizioni per fucili ancora. C'è da dire però che sono generosi, dai, con le munizioni. Di certo non ci mancano. Facciamo attenzione qua, un casino di massi che ci verranno incontro. Munizioni per fucile, che possono essere letali, facciamo attenzione. Salto indietro, perfetto, salto in avanti. Altre munizioni, altro saltino indietro perché arriva un altro masso. Cioè, che pericoli che ci tocca correre per delle munizioni, assurdo. Qua ci sono altre munizioni. Very good. Vai là, un bersettino lì indietro, su. Così possiamo andare avanti. Ci facciamo sta scalata? Sì, tanto di là poi ci arriveremo lo stesso. Visto che dobbiamo finire in acqua ora per recuperare una chiave. Ci servono due chiavi per andare avanti. Quindi, qua le pantere non arrivano? Mi ricordavo di sì. Vabbè, noi ci prendiamo sotto per ora. Munizioni per fucile, vai Lara, le pigli? Bravissima. Dall'altra parte abbiamo anche un medikit. Grazie mille. Dicevo, dobbiamo andare in acqua ora? Sì, da quella parte. Così recuperiamo la nostra prima chiave. Poi recupereremo la seconda. E così potremo aprire la porta. Due chiavi per una porta, cioè assurdo. Allora, faccio una leva da azionare. C'è
ci aprirà questa porticina sott'acqua e lì troveremo la chiave, una delle chiavi. Quindi andiamo a pigliarla. Oh, c'è un'ombra, coccodrillo sicuramente in arrivo. Questo l'avevo dimenticato. Ok, allora usciamo dall'acqua, facciamola fuori, altrimenti ci mordicchia e di certo non ci fa piacere. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Vabbè, andiamo, va. Dobbiamo azionare prima la leva di nuovo perché la porta si è chiusa. Ah! Perché fate queste porte a tempo? Perché? Ecco qua. Leva riazionata. Quindi ora andiamo. Pigliamoci quella cazzarola di chiave e finalmente possiamo andare indietro. A prendere l'altra. Dove sta? Eccola qua. Aha! La porta si riapre magicamente, perfetto. Altrimenti restavamo pure intrappolati qui. E cosa avremmo fatto lì sott'acqua? Saremmo annegati sicuro. Perché? Brutta fine per Lara. Vabbè, andiamocene. Non badiamo troppo a questi dettagli, noi. Tanto si sa che Lara, se tossata, è pure fortunata. Quando rischia di morire, poi si salva pure in un modo o nell'altro. Lara, vuoi collaborare? Ma guarda questa, guarda. Prima scivola, poi sbatte. Ma dai, questo blocco dobbiamo spostarlo indietro, perché ci nasconde qualcosina. Vediamo che ci sta, saltiamo dall'altro lato. Munizioni per fucile, grazie mille. Teoricamente dovevano essere schiacciati con un blocco così pesante sopra, ma vabbè, dettagli questi. Allora, qua ci sta una pantera da massacrare. Ma cosa vuoi fare? Ma cosa? Da qui, da lì non puoi farci niente, te lo dico già. Sei destinata a crepare, mi dispiace. Crepa, te l'avevo detto. Dovrebbe arrivare un'altra ora? Ah sì, dall'altra parte. Questo blocco non si sposta. Quindi dovrebbe arrivare qua? Sì, perfetto. Cioè, non tanto perfetto, però visto che arriva, gli facciamo un cristallo di piombo. Finché arrivi qua sei morta, lo sai? Sì, corri, corri. Sono i tuoi ultimi passi, i tuoi ultimi 10 passi. Ta da da ta 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 da da. Caduta libera, non so se lo vedete, comunque. Io gli do un occhiatino ogni tanto. Mi ricordo alla fine quando Jerry Scott dice i tuoi ultimi 10 passi. Ta da da ta 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 da da. Allora, dobbiamo spostare questo blocco ancora una volta da quella parte. Ne avevo di blocchi da spostare in sto livello. Una cosa assurda, veramente. Vedrete poi nel segreto finale, nell'ultimo segreto. Ah, ho già la febbre nel spostare tutti quei blocchi. Sicuramente poi nel video ve lo ciserò però, dai. Perché saranno almeno un paio di minuti. Come minimo proprio, se non di più. Da che parte ci facevamo meno danni qua? Forse qua è più alto? Sì, qua era più alto, meno male, va. Altrimenti ci toglievamo già un bel pezzo di energia e non ci conviene. Perché farci del male? Perché? Azioniamo questa leva così apriamo la porta. Very good, qua troviamo finalmente la seconda chiave. Oh, e che è? Che sudata! Vai, Lara, raccoglila. Perché ti serve per forza, non puoi zamparla qui, non puoi lasciarla. Allora, arrampichiamoci qua sopra. E ci ritroveremo di nuovo in quella zona principale del livello per ora, diciamo. Ecco qua, dove abbiamo ucciso tutte quelle mummie. Vai, Lara, salta di là. Così ci troviamo già in direzione. Ok, così, un po' più avanti, salta di qua. E la porta la troviamo qui, da questa parte. Ecco qua. Chiave numero uno. Ornate key. Ornate. Or morte. No, vabbè. Cavolate a parte. Ok, quindi usiamo queste chiavi, apriamo questa porta. Ah sì, qua c'è una leva che ci permette di illuminare la zona, però non l'azioniamo, altrimenti ci blocca il segreto, chiudendoci la porta. Siccome noi vogliamo il segreto, non l'azioniamo. Volendo potremmo azionarla dopo, oppure potremmo salvarla. Potete decidere voi. Io deciderò al momento cosa fare. Qua dovrebbe arrivare una pantera, infatti. E un, due, tre. Perfetto. La porta per il segreto è questa qua. Come vedete adesso è aperta. Blum, ci dà un medikit grande. La leva, se volete azionarla, l'azionate, altrimenti la potete sbombare, come dicevo. Noi che facciamo? L'azioniamo? Ma sì, dai. Facciamo tutto per completezza noi. È vero che il livello è già lunghetto di suo, però. Ma sì, chi se ne frega. Tanto ho tempo per registrare oggi. Dove stava la leva? Eccola qua. Illuminiamo la zona. E luce sia. Oh, meno male, va. Come avete sentito, la porta si è chiusa però.
Quindi non potremmo più recuperare il segreto, ma noi l'abbiamo già presa, per cui chi se ne frega. Quella pantera mi ricorda un po' il pupazzo di Lillo e Greg, comunque, che si vedeva a ciò Darwin alla fine. Ok, qua c'è una leva da azionare. Sì, mi ricorda proprio quello, comunque. Non so se li vedevate, comunque. Vabbè, dai, andiamo. Qua abbiamo aperto quella botola azionando quella leva. Andiamo di qua, allora. Da questa parte, facendo attenzione a non cadere. Ok, qua dobbiamo azionare due leve adesso, che ci apriranno una porta sott'acqua. Fuori una. Vai Lara, fuori due. Perfetto. Eccola qui, si è aperta, però è a tempo, quindi facciamo velocemente, anche se non dovremmo avere problemi, tranne le prime volte che ci abbiamo giocato, perché non sapendo dove andare ci perdevamo e perdevamo tempo. E la porta naturalmente si chiudeva. Ci sono pure due coccodrilli di sotto, eh? Perfetto. Sempre pronti a farci compagnia, ma come siete carini. Allora, qua c'è qualcosa da prendere, un medikit piccolo. Ma Lara, su, non lasciamolo qui, sarò soletto. Adesso dobbiamo recuperare tante altre chiavi, 5 chiavi per aprire un'altra porta. Una porta più piccola di quella di prima, però bisogna di 5 chiavi, cazzarola. Comunque una l'abbiamo trovata. Recuperiamo quest'altro medikit piccolo. Facciamo attenzione ai coccodrilli che stanno di sotto e raggiungiamo un'altra zona. No, vabbè, munizioni per fucile, un peccato veramente. Vediamo se riusciamo a uccidere con le pistole, va. Eh no, si sono già nascoste? Vabbè, allora me ne vado. Tanto ci rivedremo, ve lo dico. Oh, calmina, calmina. Calmino, coccodrillo, calmino. Possiamo essere amici. Andiamocene di qua. Piglio le mani, così evitiamo che si nascondano. Cerchiamo di uccidere quanto prima possibile. Allora, fuori uno. Erano due, giusto? Mi era sembrato di vederne due. Se non ci sta, tanto meglio. Ci sei o non ci sei? Non c'è. O vedo doppio, oppure erano due veramente, ma non ci sta. Forse se n'è andato? Ha pensato bene di continuare a vivere? Beh, vabbè, noi ce ne andiamo. Prendiamo queste munizioni per Magnums, visto che ne abbiamo usate un po'. Saliamo qui sopra e andiamo alla ricerca delle altre chiavi. Un'altra sta qui, e dovrebbe essere la seconda questa. Sì, perché abbiamo presa una prima. Questo blocco possiamo spostarlo in avanti, perché ci nasconde qualcosina. Cioè, munizioni per Magnum, grazie mille. Ci fanno decisamente comodo. Qua userei di nuovo le pistole, però, sempre per risparmio e munizioni. Tanto da qua la pantera ci può fare ben poco. Ma devi crepare, pantera. Ci mettiamo un po' più di tempo a ucciderla, però chi se ne frega. Di tempo ne abbiamo da vendere. Crepa, crepa, crepa. Ti sparo ancora, ti sparo ancora, ti sparo ancora. Basta così. Non si sa mai, poteva rialzarsi. No, vabbè. Un po' assurdo, però. Allora, l'altra chiave la recuperiamo di là. E siamo alla terza chiave. Very good. Pigliala, Lara, pigliala, pigliala. Che ne ha ancora due da prendere. Le altre chiavi le troviamo da quella parte, quindi qua ce n'è una. Oh, un'altra pantera, eh. E che ci fai qua? Devi crepare, te lo dico. Non ci puoi fare niente, non ci puoi fare niente. Ma dove sei? Oh. Ok, schiattata male proprio. Ce ne sono altre o sono finite una volta per tutte? Probabilmente ce ne saranno altre. Infatti mi sembra di averne viste una correre verso destra. Mi sembra, eh? Tranne se oggi ho le visioni. Vabbè, a questo punto io prenderei le Magnum. Tanto abbiamo 672 colpi adesso. Così le ammazziamo un po' più velocemente, va? Ok, quindi fuori una. Ce ne sono altre? Sì, ce n'è un'altra di là. Vabbè, a questo punto facciamola fuori, così non ci rompe i marroni dopo. Dai pantera, vieni qua, su. Devi crepare. Perfetto. Le chiavi dovremmo averle prese tutte ormai. Siamo a 5, giusto? E se siamo a 5 possiamo utilizzarle, vediamo. 5 chiavi, perfetto. Chiave number 1. Perfetto. Chiave number 2. Potevano mettercelo più vicino se colonne, no? Così facevamo un semplice salto laterale e ce la facevamo. No, devono farci correre, correre, perdere tempo. Vabbè, terza chiave. Chiave number 3. Meno 2 abbiamo finito. Chiave number 4. Ok, e chiave number 5.
Finalmente! Quanto casino per aprire una porticina piccola! Più piccola di quella di prima e ci vogliono 5 chiavi. Cioè, siete un po' assurdi, meno male che comunque sono abbastanza facili da trovare. Non abbiamo sudato poi così tanto. Allora, qua andiamo di sotto. Facendo però estrema attenzione, perché come sapete, naturalmente ci sono delle trappole, oppure dei vuoti su in cui cadere. Siccome noi non vogliamo fare una lara allo spiedo, perché come vedete ci sono anche degli spuntoni di sotto, facciamo estrema attenzione. Ecco qua un medikit piccolo. Beh, Lara, che con un salto all'indietro ce la fai benissimo, su. Non avere paura. Adesso un bel saltino di là. E poi di là. Perché qua troviamo la leva che ci serve per aprire una porta che sta sopra. Ammazza, che gioco di salti ho fatto. Stupito di me stesso. Che in realtà faccio sempre così. Una volta che, ripeto, si conosce a memoria il gioco, più o meno si sa le cose da fare. Allora, saltiamo di qua adesso. Lara, mi raccomando, non cadere. Dobbiamo tornare di sopra. La porta l'abbiamo aperta, per cui Lara può andare avanti. Ah, ecco, proprio in direzione, perfetto. Adesso c'è la parte sott'acqua, giusto? Sì, esattamente. Dobbiamo fare attenzione perché si rischia di annegare veramente qua. Le prime volte, naturalmente, ci sono annegato parecchie volte. Perché un po' ci si perde, è una specie di labirinto. Qua ci sono munizioni per Uzi. Diciamo che possiamo tenerle come riferimento queste munizioni, per non perderci. Se troviamo munizioni stiamo andando bene. O almeno io mi regolo così ormai. Non so voi come fate, però io mi regolo così. Azioniamo questa leva che ci apre la porta di sopra ancora. Torniamo indietro. E questa volta però andiamo da questa parte. Ci sono altre munizioni, come vedete. Ecco perché le prendo come guida. Andiamo di qua e possiamo andare di sopra. Con l'ossigeno ce l'abbiamo fatta, meno male, va. La porta aperta da che parte era? Da qua? Sì. Qua non c'era una mazza, mi pare. Mi sa che era solo una stanza con questi due pulsanti per terra. Pulsanti nascosti, tra l'altro, perché se li tocchiamo si apre la porta. Oh, le nostre amatissime mummie! Ma che carine! Da quanto tempo è che non ci si vede? Dovete crepare però adesso. È stato un piacere rivedervi, però dovete crepare. Fuori una e con l'altra usare il fucile, dai. Per non sprecare tutte le munizioni per pistole automatiche. Ok, perfetto. Là ci sono delle leve da azionare. Vai, Lara, spaccati di braccio e di schiena, però. Atterra sulla leva. Perfetto. Quel masso cade, per cui ci libera il passaggio. E possiamo andare avanti. Molto bene. Oh, coccodrillo. Pasciardello. Medikit piccolo da prendere. Coccodrillo da ammazzare. Perfetto. C'è un oggetto lì dove è morto il coccodrillo. Si vede ancora? Sì, si vede. Munizioni per fucile. Vai a dare un altro bel salto verso destra che ti spacchi di schiena di braccia, però recuperi l'oggetto che è finito dentro al coccodrillo. Bello. Munizioni per pistole automatiche. Andiamo di sopra. Adesso praticamente abbiamo aperto la porta che stava nella parte con tutte quelle pantere praticamente. Quindi, buttiamoci in acqua. Acqua, giusto? Sì. La porta sta da quale parte? Dove stava il cancello praticamente? Vediamo un po' da che parte era. Da quella parte dovrebbe stare. Vai Lara, vai a saltini, su. Ecco qui la porta che si è aperta. Ammazza che strage che abbiamo fatto, tutti morti. Tanto per cominciare, qua ci sono delle munizioni per Uzi. C'è un bel po' di roba da prendere qua, però ci sono anche un casino di mummie. Poveri noi! Si prospetta una parte molto difficile. Perché tutte queste mummie, come penso immaginate, prenderanno vita. Ah, ho già l'ansia. Perché le mummie, come ripeto, sono i nemici numero uno di Tomb Raider 1. Sono proprio le più odiose. Quanto vi odio, perché non state ferme così? Perché? No, mi metto così anch'io. Mentre Lara raccoglie gli oggetti. Va bene, andiamo avanti ora. Altrimenti perdiamo troppo tempo. Vorrei fare la mummia, così sono fermo anch'io. Siamo tutti fermi, siamo tutti contenti, però ci tocca andare avanti. Altre munizioni per Uzi, che tra l'altro io. No, vabbè, lascio il fucile per ora. Perché
Abbiamo già equipaggiato, no? E ti pareva? Eh sì, avevo preso le pistole. Allora, andiamo di qua. E c'è una leva da azionare. Per aprire una porta che sarà da una parte con tutte quelle mummie, appunto. Sì, Lara, cambiamo inquadratura perché queste qua subito arrivano e ci vogliono fare le chiappette. Per cui non perdiamo tempo. Salta di là, che ci sono altre munizioni preziosissime. Ora vediamo, direi di usare un po' il fucile prima. E poi un po' di Uzi. Altrimenti usiamo un casino di munizioni. E svuotiamo tutto il caricatore delle Uzi, ci conviene? Beh, io direi di no. Quindi, prendiamo un po' il fucilozzo. Con 46 colpi. Cerchiamo di fare un po' di danni già alle mummie. E uno, e due, e tre. Se voi schiattate tanto meglio, Ok, una è morta. Sì, vi faccio un po' di danni, su, su. Ok, basta, prendiamo un po' le Uzi ora. 1038 colpi. Beh, ci basteranno, dai. Massa Z, tu, crepa. A pezzi vi facciamo a tutte. Non fate troppo le bulle, vi avviso. Oh, cammina, cammina, stavo scherzando io, Scherzavo. Ma crepate, bugia che stavo scherzando, ora vi ho il pugno. Ah, non potete farmi più niente, non potete farmi più niente. Ma crepate, chi credete di essere? Toh, crepa anche tu. Sparisci? Oh. Sono finite? Ma ce ne sono altre? Vabbè, andiamo, va. Vero sto salto? Ma non ce ne sta un'altra? Ah, ecco qua. Dai, crepa subito tu, crepa subito. Please, ok, perfetto. Meno male, va. Che ansia che mettete voi. Ste mummie del cavolo. Sono finite? Oh, meno male, va. Non ce ne sono più. Non mi ricordo se ora ne troveremo altri in questo livello o sono finite proprio. Allora, andiamo qui sotto intanto. Very good. Di qua potremo recuperare anche un altro segreto. Il terzo segreto del livello, se non dico bagianate. Sì, perché poi il quarto è quello là dei massi. Perfetto, perfetto. Quindi è giusto. Terzo segreto. Arrampichiamoci qua sopra perché c'è anche una leva da azionare per aprire un'altra porta. Poi dovremo tornare indietro, infatti. Che poi mi è sembrato di sentire il verso di una mummia pure. Quindi un'altra ce ne sta sicuramente. Andiamo di qua ed ecco la leva. Ok, quella porta l'abbiamo aperta. Adesso andiamo prima a recuperare il segreto, se Lara non si impiglia. Ok. Lara, lo so che magari ti piace la stanza, però ce ne dobbiamo andare. Per il segreto andiamo di qua. Poi andiamo di qua. Mi sta venendo un po' di mal di gola comunque. Perché ho finito da poco di registrare anche il primo livello di Unfinished Business. Una mezz'oretta di registrazione. Ora non so da quanto sto registrando questa. Comunque la gola comincia a partirmi. Vabbè, comunque dovremmo aver quasi finito. Sono diventato vecchio, non riesco più a registrare più livelli in un giorno. Mannaggia mai. Comunque, il segreto l'abbiamo preso. Ora possiamo andare da questa parte. Facendo attenzione però al mazzo che ci cade. Poi calmino, Non è che ci schiacci, ci fa schiattare. Non se ne parla proprio. Oh, che abbiamo qui? Una pantera. Ma devi crepare, te lo dico. Devi crepare, devi crepare, devi crepare. Non ci mordicchiare, capito? Non fare la pirla. Allora, lascio il medikit piccolo. E qua ci sono munizioni per fucile. Che sicuramente non ci fanno schifo. Per cui Lara piglia tutto. Dai, piglia anche questo. Come on, come on. Ok. E adesso possiamo tornare indietro. Da che parte era? Di qua mi sembra un po' troppo alto. Meglio non rischiare. E di qua? Di qua è ancora più sicuro? Vabbè, andiamo di qua, dai. Da una parte dobbiamo andare. Ah, di qua non si cade proprio. Meglio così, dai. Perché rischiare la vita inutilmente? Oh, l'altra mummia. Eccola qua. Ciao, mummia. Contenta di rivedermi? Io sì. E ti faccio a pezzi. La porta che abbiamo aperto, eccola qui. Qua non ci serve una mazza da prendere. Dobbiamo semplicemente aprire quelle botole. Per cui, andiamo da questa parte. Prendiamoci anche il fucile perché qua arrivano i coccodrilli ora. Dai che lo so che arrivi, dai dai dai, fatti vedere. Eccolo qua, così con un colpo li ammazziamo. Qua non c'è niente, di là c'è il medikit piccolo. Ah, medikit piccolo.
Adesso andiamo da questa parte. Altro coccodrillo? In acqua sicuro. Ti ho visto. Devi fare una brutta fine dopo. Eccolo qua l'altro coccodrillo, lo sento. Ma che pensi di fare, eh? Toh, crepa. Il coccodrillo in acqua. Allora, vediamo di ucciderlo. Con le pistole automatiche. Dove stai? Dai, Lara, mira, please. Miralo. Questa qua mi deve sempre far perdere un casino di tempo. Dai, crepa, perfetto. C'è una leva da azionare. Se non uccidiamo il coccodrillo ci fa un bel po' di danni, visto che la piscinetta è comunque piccola. No, c'è un'altra pantera che ha preso vita adesso. Dove stava? Mica ci ho fatto caso. C'era già prima. Armiamoci di fucili allora. Perché adesso ci verrà incontro e noi gli facciamo un bel cristiano di piombo. E uno, e due, perfetto. Resta a cuccia lì, eh? E non ci frantumare i marons. Noi torniamo indietro dove abbiamo aperto le botole. È stata a monte da questa parte. Arrampichiamoci. Non c'era niente da prendere, giusto? Pare di no. Da qua potevamo salire anche. Ah, ecco, dobbiamo aprire semplicemente questa botola. Salendo qui sopra. E si apre. Very good. Qua ci sono oggettini da prendere pure. Allora, pigliali senza troppi complimenti, dai. Tanto non servono a nessuno. Qua che altro c'era? Munizioni per fucile, grazie mille. Apriamo quest'altra porta. Oh, benissimo. Qua direi di salvare adesso, perché non salvo. Non ho mai salvato praticamente. Bravo Angelo, complimenti. Sempre a rischiare tu. Questa è inutile che l'apriamo perché ci porta in una stanza che poi in cui ci arriveremo comunque. Apriamo piuttosto questa. Quella è la porta del segreto. Che si è aperta? Non dovevo andare prima in questa stanza qui, quella centrale. È vero che qualche volta mi è capitato pure che. Si apre così. Non ho capito molto sul segreto comunque. Certe volte si apre, certe volte no. Boh. Vabbè, pazienza. Comunque, cominciamo subito con lo spostamento dei blocchi, perché ce ne sono una marea da spostare, come dicevo. Per recuperare il suo segreto. Allora, questo è andato. Ora spostiamo questo indietro. Poi dobbiamo spostarlo lì verso la porta. E io direi di velocizzare, dai. Via! Ok Lara, solo una volta lo spassi indietro e finalmente abbiamo liberato il segreto. Porca paletta quanto ci abbiamo messo. Ok, quindi il segreto sta finalmente qua dentro. Oh, ammazza quanto ci avete fatto sudare per questi oggettini qua. Quindi, medikit piccolo, medikit grande. Munizioni per Magnums. E qua ci sono munizioni per Uzi. Oh, finalmente. Ci avete fatto sudare mica poco, eh. Mannaggia Vuglie. Ok, adesso per tornare indietro dobbiamo liberare questo passaggio. Questo blocco possiamo spostarlo indietro. Quindi qualche altro spostamento. Mica è finita ancora. Ma porca paletta. Certo, niente in confronto a tutto ciò che abbiamo spostato poco fa. Però, insomma, c'è ancora da spostare. Questo lo portiamo qui avanti. Quindi ci liberiamo qui di nuovo il passaggio. Adesso qua c'è la leva, quindi il blocco da spostare che ci blocca la porta è questo. Bisogna avere parecchio senso dell'orientamento qua, perché naturalmente poi ci si perde. Tutti questi blocchi ci confondono, contando che il muro è pure tutto uguale. A parte solo che i blocchi che si possono spostare hanno tipo degli anelli al centro. Ecco qua la porta, liberata. Che sudata, mamma mia. Quindi azioniamo questa leva. Apriamo la porta di nuovo. È il momento, via, cacciarci proprio.
Adesso io sinceramente non so se in questa porta serve entrare o no, perché io ero sicuro che serviva entrare appunto per sbloccare il segreto. È una cosa pericolosa, va bene, facciamola, però salvo. Non dovrebbe servirmi a niente, perché comunque non ci trovo neanche degli oggetti, non ci trovo niente. Ecco perché pensavo, serve solo entrarci per aprire la porta del segreto, però stavolta mi si è aperta da sola. Come è successo anche qualche altra volta. Non ho ben capito, però va bene. Facciamolo comunque, giusto per completezza. È una parte pericolosa, però chi se ne frega, a me piace il pericolo. Ok, un colpo di fucile, due colpi di fucile. E adesso usiamo le pistole, va. Ammazziamo solo ste mummie. Che siamo arrivati quasi alla fine del livello. Crepa, crepa, crepa. Non farci perdere tempo. Oh. Saltiamo lì sopra. Very good. Questa mummia possiamo snobbarla pure. No, sì, chi se ne frega, resterà. Già ci siamo venuti inutilmente qui. A questo punto, Adesso possiamo aprire quest'altra porta. La prima porta che abbiamo visto appena siamo arrivati in questa zona ci portava appunto in questa stanza comunque. Allora, spartiti il braccio di schiena, ma azione la leva, su. Eccoci qua, qua non c'è una mazza da prendere. No. Andiamo di là che ci sono altri mummi da uccidere. Quindi io direi, armiamoci di fucile, che facciamo prima. Tre colpi e schiattano. O almeno gli diamo un paio di colpi di fucile, poi magari passiamo ad altre armi. Oh, sta calmina. Perché siete così agitati ogni volta? Perché? No, andiamo di qua. C'è più visuale. No, 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 devi crepare, devi crepare. Non cominciate a nascondervi, eh? Ammazza, mi ha fatto un po' di danni pure. Come ha fatto a beccarmi? Non si sa. Vabbè che anche quando esplodono fanno danni. Se i pezzi ci colpiscono. Dove sta l'altra? Perché ci devi far perdere tempo ora? Perché? Vabbè, io direi di equipaggiare le Uzi. 1.500 colpi. Ma sì, ci fanno comodo. Vabbè, andiamo all'incontro, va. Perché questa mi sa che si è nascosta. Dove stai? Eccola là in fondo. Allora, dovevi salire di sopra però, eh. Perché non collabori certe volte? Certe volte decide così. Ok, fatta a pezzi pure quest'altra. Quindi ce ne possiamo andare. In questa stanza enorme poi non ci sarà niente da prendere pure. Solo mummie. Le mummie però noi non ce le pigliamo perché non ci servono. E adesso Lara, sposta questo blocco in avanti. Ah, però c'è più un medikit, dai. Meglio di niente, su. Medikit piccolo. Siamo quasi arrivati alla fine di questo duro livello, comunque. Finalmente ci voleva. Più che altro, vedete, per la gola che mi sta partendo. Ok, arrampichiamoci qua sopra. Poi sopra. E adesso Lara, un bersaglio di là che devi aggrappare pure. Perfetto. Andiamo lì sopra. Ecco, un salto laterale, Lara. Fai vedere chi sei con i salti. Qua c'era qualcosa da prendere, eh? Sì. Munizioni di Peruzzi. Eccole qua, ci fanno decisamente comodo. Visto che le utilizziamo sbezzo. Ho sentito il verso di una mummia, comunque. Quanto rompete, quanto, vi odio. Vi odio, tremendamente. Ok, allora, qua c'è una pantera da uccidere. Eh sì, me la ti ricordavo fin troppo bene. Ok, si è schiattata, molto bene. Adesso un bel saltone di là. Un altro saltino di qua. Andiamo da quella parte. Medikit piccolo da pigliare, grazie mille. Non ci fa di certo schifo, eh. Adesso un altro saltone di là. Ancora un altro da quella parte, aggrappiamoci, perfetto. Perché se cadiamo adesso facciamo una bruttissima fine. Ve lo lascio immaginare. Qua adesso recuperiamo il fucile perché si avvicinerà una mummia. Ancora. E uno, e due, e tre. Fatta a pezzi, perfetto. Vabbè, mi ha fatto un po' di danni, ma chi se ne frega. Abbiamo ancora un bel po' di energia, per cui non potete farci niente. Saliamo qui sopra. Che bello vedere la fine del livello. Non ce la facevo più. Altra mummia. Questa è bastarda perché ci può far cadere però. Dove stai? Oh, non ci fa cadere, eh. Vabbè che qua siamo al sicuro. Non ci può mai far morire. Come si agitano poi? Questa leva non ho mai capito cosa serve sinceramente. L'azione sempre però
Una volta ho provato per esempio a non azionarla, comunque la porta era la stessa aperta. Quindi non ho capito, se qualcuno lo sa e me lo vuole dire, che serve con la casseruola di leva, io sono contento. Andiamo di là, facendo attenzione a non cadere però, perché c'è una buca che qualche volta mi ha fregato pure. Ok, quindi tutto a posto. Possiamo andare di là. Ecco la diagatta egiziana che Lara cercava. Quindi la nostra mini avventura in Egitto è finita. Nella prossima parte ci vedremo in Atlantide. Quindi, Tempio della Gatta. Uccisioni 37. Alla faccia, siamo dei killer. Oggetti presi 63. Tempo impiegato 34 minuti e 49. Segreti trovati 4 su 4. Nanana, nanana, i segreti abbiamo trovato, nanana, 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 nanana. Hey! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo secondo livello di Tomb Raider 1 Gold, grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto lasciate un like che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike, vi ricordo di mettere sempre il like sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao! Oh.